Il conflitto arabo-israele si presenta nei mass media come un conflitto per ragioni territoriali. Un argomento comune afferma che il territorio del presente Stato di Israele, anticamente vi era un popolo millenario palestinese, il quale sarebbe stato forzato a uscire dalla terra dagli ebrei sionisti. Per valutare queste affermazioni dobbiamo esaminare i fatti storici. Questo faremo qui. HIR e Faces presentano una serie basata nel libro Il collasso d'Occidente e il seguente Olocausto e le sue conseguenze. Furono i romani che nel secondo secolo d.C. utilizzarono per primo il nome Siria-Palestina per Gerusalemme e zone circonvicine. Era un uso sbagliato. In greco Palestina significa terra dei Filistei. Ma i Filistei non hanno mai occupato che una piccola parte della costa mediterranea orientale, incluso una parte dell'attuale striscia di Gaza, e comunque erano scomparsi già da molti secoli al tempo dei romani. I romani avevano conquistato un posto denominato Regno di Giuda, e loro stessi, una volta conquistato, lo denominarono Provincia di Giuda. Entrambi i nomi significano Paese dei Giudei. Allora, per quale ragione i romani cambiarono il nome Siria-Palestina? La comunità di religione giudaica è organizzata in base alla legge di Mosè, la quale, in accordo all'Esodo, è nata in virtù di una rivolta di schiavi. Questo fatto conferma che la legge di Mosè denuncia l'oppressione e protegge i poveri. Ci spiega altresì le preoccupazioni dell'aristocrazia castrense romana. In quei giorni i giudei erano un'enorme popolazione disseminata per tutto il Mediterraneo. La più grande preoccupazione dei romani era che la popolarità della legge di Mosè fra i popoli oppressi dell'impero potesse sfociare in una rivoluzione. Per evitare ciò, l'impero concretizzò enormi uccisioni di giudei che oggi vengono ricordate come la prima guerra giudaica, la rivolta della diaspora, la seconda guerra giudaica. Secondo gli storici, i romani hanno assassinato più giudei che Adolf Hitler. Una volta concluso il genocidio, l'imperatore Adriano, dopo aver distrutto Gerusalemme nel secondo secolo d.C., portò dei greci perché la popolassero e proibì l'entrata agli ebrei con pena di morte per i trasgressori. La città fu rinominata Aelia Capitolina e l'area Siria-Palestina. In termini politici, Palestina significa: qui non ci sono ebrei, né si permette la loro presenza. Nonostante l'oppressione, alcuni ebrei rimasero nella Terra Santa e molti altri non tardarono a tornare. I romani continuarono a riferirsi in modo informale a Gerusalemme come Giudea. Con il passare del tempo, il nome Palestina si è sempre andato utilizzando meno, fino a che cessò completamente di avere un riferimento chiaro. Sotto l'impero turco ottomano, detentore del potere di tutta l'area, a cominciare dal XVI secolo, non esisteva alcun ente amministrativo o politico denominato Palestina. Nel XX secolo, dopo aver conquistato il Medio Oriente ai turchi nella Prima Guerra Mondiale, i britannici ripresero il nome quando crearono il mandato britannico della Palestina. Ma la sua definizione di Palestina nel 1922 comprendeva solamente una quarta parte dell'area che loro stessi avevano battezzato Palestina appena 2 anni prima. Simile arbitrarietà viene confermata dallo storico arabo Phillips Hitti, il quale testimoniò davanti al Comitato Anglo-Americano di Investigazione nel 1946 quanto segue: non esiste nella storia alcuna Palestina in assoluta. Ma se il nome Palestina è una creazione artificiale dell'impero romano e più tardi dell'impero britannico, allora chi sono i cosiddetti chiamati palestini? A questa domanda rispose in una intervista con una rivista olandese Trouza Hilmus Hein, capo delle operazioni militari dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina o la OLP, oggi conosciuta come l'Autorità Palestina. In una intervista con la rivista Trou, Mosein ebbe a dichiarare: gli arabi siamo un solo popolo, è solo per ragioni politiche che dichiariamo una nostra pseudo-identità palestina. Infatti è di interesse nazionale che gli arabi imparino a promuovere l'esistenza di uno Stato palestinese indipendente in opposizione al sionismo. Pertanto l'esistenza di un'identità palestinese esiste solo in virtù di ragioni tattiche. La fondazione di uno Stato palestinese è un nuovo strumento per proseguire la lotta contro Israele e per l'unità araba.
Guerra dopo guerra, gli sforzi combinati da diversi paesi arabi sono stati sconfitti dal piccolo Stato di Israele, ragion per cui era necessaria la creazione di un nuovo strumento, una strategia di guerra politica che combinasse terrorismo con diplomazia per riuscire laddove non era possibile con una campagna militare. Per caso Zahir Hussein sta dicendo che la nozione di un popolo palestinese con un pseudo diritto alla terra dello Stato ebraico è semplicemente un invento? La stessa Costituzione della OLP sembra confermarlo. Nella sua prima Costituzione, creata nel 1964, l'OLP definì la Palestina, nell'articolo 2, con le frontiere che aveva nel tempo del mandato britannico. Questa è una referenza della seconda definizione arbitraria dei britannici, quella del 1922. Com'è possibile che un potere coloniale straniero nel XX secolo possa definire arbitrariamente le frontiere di una terra suppostamente ancestrale dei palestinesi? Ma la verità è che l'OLP neanche ha adottato realmente la definizione britannica. Nell'articolo 24 l'OLP afferma esplicitamente che Giudea, Samaria e Gaza, i territori di adesso pretende come propri, non sono mai stati palestinesi. L'articolo 24 recita: questa organizzazione non pretende sovranità territoriale su Cisgiordania, nel reto hashemita di Giordania e neanche nella striscia di Gaza. Ma nel 1968 l'OLP riscrive la propria Costituzione, questa volta però la definizione di Palestina, l'esclusione di Palestina non compare più e questa volta invece si li pretende. Cosa è dovuto questo cambiamento? Nel 1964, quando riscrisse l'OLP la sua istituzione, Egitto stava occupando illegalmente il territorio di Gaza e Giordania stava occupando illegalmente il territorio di Giudea e Samaria. Quando gli arabi nel 1967 causarono la guerra dei sei giorni, nella quale gli ebrei conquistarono per difendersi i territori di Gaza, Giudea e Samaria, fra altri, fu dopo questo fatto che l'OLP riscrisse nuovamente la propria Costituzione nel 1968 per inserire allora Gaza, Giudea e Samaria nella sua definizione di Palestina quando prima non erano inserite. Quindi le frontiere della Palestina diventano flessibili e vengono ridisegnate con precisione unicamente per circondare il territorio che Israele controlla. In poche parole, le frontiere della Palestina vengono scelte unicamente perché possano essere utilizzate come uno strumento per continuare la lotta contro Israele. Ma se la Palestina è un'invenzione recente e se lo stesso si applica per l'identità palestinese, allora da dove vengono gli arabi musulmani che oggi si fanno chiamare palestinesi? Oggigiorno vivono in Israele circa 8 milioni di persone, ma nel secolo XIX vi erano circa 300.000 nella stessa area di oggi. Praticamente era tutto vuoto e così è stata descritta da tutti coloro che vi passavano. Per esempio, nel secolo XIX il console britannico si lamentò che tutta l'area era vuota di abitanti. Quando Mark Thewin nel 1800 visitò il posto, disse che nella valle di Israel non si vedeva nessuno in 30 miglia d'intorno. Anche Pierre Loti, un autore francese, scrisse dopo la sua visita che le città e i palazzi erano diventati polveri. In uno studio storico, Karl Hermann Boss spiegò che tutto ciò era il risultato della conquista araba-musulmana. Nei 12 secoli e mezzo che ci furono fra la conquista araba del secolo VII e l'inizio del ritorno degli ebrei nel 1880, Palestina era completamente deserta. I suoi antichi canali e sistemi di irrigazioni furono distrutti e la meravigliosa fertilità della quale parla la Bibbia sparì per convertirsi in deserto e desolazione. E quelle poche persone che vivevano lì allora chi erano? La maggior parte erano musulmani, ma si dividevano in varie identità, alcune violentemente opposte con le altre, e nessuna di queste era palestinese. Esistevano anche delle piccole comunità ebraiche nella maggior parte degli insediamenti grandi e nei popoli della Galilea, c'erano anche delle grandi popolazioni ebraiche in Gerusalemme, Hebron, Safed e Tiberiade. Il fatto in Gerusalemme gli ebrei erano la maggior parte della popolazione. Un documento del consolato britannico datato 1859 recita: i maomettani di Gerusalemme non superano di una quarta parte la popolazione intera. Nel 1878, due anni prima che iniziassero le immigrazioni sionisti, il sultano ottomano promosse una politica di reinsediamento per portare dei musulmani nella loro maggioranza circassiani e argeliani. Lo storico Arno Blunderch ci spiega: dopo il 1880, le spinte del nascente nazionalismo giudaico,
il patrocinio turco sulla colonizzazione dei musulmani faranei e l'immigrazione spontanea di arabi attratti per la nuova prosperità palestinese cambiarono il carattere demografico di queste terre. Nel 1878 enormi ondate di immigrazioni musulmane iniziarono a giungere in un terreno che in essenza era stato inutilizzabile. È ovvio che la maggior parte di coloro che oggi si chiamano palestinesi non hanno radici millenarie in quel posto. Questo viene confermato anche dal comportamento dell'ONU, che ha definito il rifugiato palestinese come un qualsiasi non ebreo che fosse partito durante la guerra del 1948, la cui famiglia fosse residente nell'area da soli 2 anni. Senza questa definizione, la popolazione dei cosiddetti rifugiati palestinesi viene ridotta praticamente al nulla. Ora, quasi tutto il mondo riconosce che i sionisti si sistemarono soprattutto in terra desertica che nessuno utilizzava. Il proprio re Abdullah, che poi parteciperebbe nello sforzo per distruggere il nascente Stato giudaico nel 1948, scrisse 2 anni prima, nel 1946, quanto segue: «Mi meravigliai nel vedere gli insediamenti degli ebrei, i quali avevano colonizzato le dune di sabbia, preso dell'acqua e trasformarono tutti in un paradiso». Il riscatto ebraico-giudaico produsse un boom economico delle terre e attrasse molti arabi dai paesi vicini in cerca di una migliore vita. Furono questi ad accrescere le file di coloro che più tardi sarebbero stati definiti palestinesi. Sono molti che credono che gli ebrei sionisti rubarono le terre dove si sistemarono. È vero questo? Domanda. A questa domanda rispose lo stesso Ayn Ayamin Hussein, padre del movimento palestinese e antisionista e antiebreo. Nel 1936 Hussein, Mafti di Gerusalemme, lanciò la sua quarta ondata terrorista contro gli ebrei del mandato britannico della Palestina e la chiamò la rivolta araba. Questa violenza durò fino al 1939. Nel 1937 il governo britannico inviò una commissione di investigazione con a capo Lord Peel, la cui missione era stabilire cosa stava succedendo e perché. Hussein fu chiamato in causa e Sir Lord Hammond domandò a Hussein se i giudei avessero preso le terre con la forza. Hussein rispose: «Nella maggior parte dei casi le terre furono acquistate con denaro. Quello che domando è se sono state comprate con denaro con forza, con costrizione, come per uso pubblico. No, non è stato così. Non sono state acquistate con la forza, assolutamente». Ma allora queste terre, che ammontavano a 700.000 dunams, di fatto furono vendute? Sì, sono state vendute, ma il paese fu posto in condizione per facilitare quelle acquisizioni. Non sono sicuro di seguirla. Sono state vendute? E chi le ha vendute? Beh, i proprietari delle terre. Erano arabi? Nella loro maggioranza erano arabi. Ci fu qualche costrizione perché questi le vendessero? E se fu così, da parte di chi? Beh, come in altre nazioni, c'è gente che si vede forzata per le circostanze e per forze economiche a vendere le proprie terre. I proprietari arabi dei terreni che secondo Hussein erano stati obbligati, secondo lui, erano gli effendi, i grandi signori feudali della zona. Loro facevano quello che volevano, loro beneplacito, e nessuno li forzò a vendere. Vendettero le proprie terre meno produttive a prezzi altissimi. Di fatto la stessa famiglia di Hussein, proprietari di terreni di primo ordine, hanno lucrato tremendamente con queste vendite. Gli Hussein prima minacciavano di morte i piccoli proprietari di terreni se osavano commettere il cosiddetto crimine nazionale, cioè di vendere terre agli ebrei, poi loro stessi compravano le loro terre a prezzi fallimentari, li consolidavano e poi li rivendevano agli ebrei a prezzi di estorsione. Lo storico Nathan Weston che ci spiega. In altre parole, la propaganda ipernazionalista si convertì in un negozio lucrativo, una frode del gangster allo stile statunitense per l'aristocrazia araba. In conclusione, è falso asserire che un millenario popolo palestinese avrebbe visto vendersi le proprie terre o essere state rubate da parte dei sionisti. Primo, perché in quel posto non c'era nessun popolo palestinese. Secondo, perché gli ebrei sionisti comprarono quelle terre dei patroni arabi, i quali, felici di averle vendute a un prezzo molto al di sopra del prezzo di mercato, quindi del suo reale valore. Per vedere la documentazione al dettaglio di quanto stiamo asserendo in questo video, puoi visitare il sito El collapso de Occidente e il siguiente Holocausto y sus consecuencias.